Oggi 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer. In Italia ne soffrono oltre 600.000 persone. La scienza fa progressi, ma manca una cura vera e propria. L'Alzheimer è la forma più diffusa di demenza senile e rappresenta da sola più della metà di tutti i casi diagnosticati. Inoltre sono circa 3 milioni le persone che indirettamente o indirettamente sono coinvolte nell'assistenza ai loro cari con demenza. Tali deficit rendono infatti necessario un costante accudimento del paziente, con un grosso peso per i familiari. Innanzitutto è una cosa che è molto impegnativa, questo lo posso garantire. Però piano piano, la persona che comunque piano piano perde il suo contatto con la realtà, ma in realtà secondo me non lo perde, perché ci sono dei momenti in cui ti accorgi che ancora è molto presente. Io, come mia esperienza personale, mia mamma non parla più, non fa più niente, però ha dei momenti in cui ancora mi dà tanto. Sono persone che comunque hanno negli occhi una speranza, che noi non vogliamo che questa venga mai meno. Sì, Mariangela ci ha detto delle parole speciali. Le persone che convivono con la demenza continuano a sentire fino all'ultimo respiro, ed è proprio questo che deve essere il messaggio che vogliamo lanciare in questa giornata, e che nonostante tutte le fatiche, nonostante il dolore, è ancora tempo di opportunità, è tempo di una relazione in cui ci si possono scambiare emozioni, ci si può scambiare amore, e questo sarà possibile fino all'ultimo respiro. Sono arrivata a 94 anni e vivo tranquilla. Ma qual è l'approccio, insomma, il primo contatto che stabilite con queste persone? Che cosa scatta in questi momenti? Ma noi cerchiamo sempre di riuscire ad avere un contatto che possa dare fiducia alla persona. E questo lo utilizziamo con delle piccole tecniche, che può essere ad esempio un contatto fisico, magari rispettando sempre la persona nella sua volontà, nel capire se magari una semplice stretta di mano, o comunque una carezza, o comunque un sorriso possono essere accolti, e sicuramente hanno un ruolo molto importante.